Malgioglio scoppia a piangere al Grande Fratello VIP, lo sfogo. GF VIP, Cristiano Malgioglio scoppia in lacrime. Questa mattina, nella casa del Grande Fratello VIP è arrivato l'ennesimo comunicato, il gruppo dei VIP formato da Cristiano Malgioglio, Veronica Angeloni, Corinne Clery, Ivana Mrazova e Jeremias Rodriguez dovevano recarsi nella Flower Power SPA per lavorare. Malgioglio, Corinne e gli altri ragazzi hanno imparato tutto sulla nobile arte dei massaggi, grazie anche alla presenza di una tutor, Teresa, invitata dalla produzione e inviata nella SPA. I VIP si sono mostrati entusiasti di questa piccola esperienza e hanno imparato alcuni trucchi del mestiere. Il Grande Fratello VIP ha diviso i concorrenti della casa in due gruppi. Dopo il primo gruppo formato da Cristiano Malgioglio e compagni, è toccato agli altri, Aida, Carmen, Raffaello, Lorenzo, Ignazio, Giulia e Cecilia. Di ritorno in casa, Cristiano Malgioglio ha avuto una piccola crisi, è scoppiato a piangere a causa di alcuni suoi pensieri. Nel dettaglio, il paroliere si è commosso ripensando all'operazione affrontata prima di entrare nella casa più spiata d'Italia. Cristiano è stato colpito da un melanoma alla gamba dovuto a un piccolo neo, una scoperta drammatica che è diventato un pensiero fisso del cantante e su cui ritorna spesso a pensare ai suoi tre mesi più brutti della sua vita. Cristiano Malgioglio in lacrime al Grande Fratello VIP. Il GF VIP ti fa ridere, ti fa piangere, dice Cristiano Malgioglio, che è scoppiato a piangere, ripensando all'operazione che ha dovuto subire per asportare un melanoma qualche mese fa. Ex fidanzato di Soleil, Luca Onestini lo abbraccia consolandolo, sei un vero guerriero. Il paroliere risponde che forse ha partecipato al GF VIP per ritrovare la sua forza. A Cristiano dispiace molto avere queste reazioni e rivolge un pensiero ai suoi familiari che lo vedono, di tanto in tanto, in alcuni momenti di puro sconforto. L'unica cosa che lo rende un po' felice è stato l'arrivo di Carmen e Corinne nella casa. Superato il momento di sconforto, Cristiano Malgioglio raggiunge Veronica Angeloni, Corinne Clery e Daniele Bossari seduti in giardino e si parla di aneddoti di vita privata e astrologia. L'attrice francese racconta che sta vivendo un bel periodo sereno della sua vita, si definisce testarda anche a causa del suo segno zodiacale. Corinne, poi, parla della testardaggine del fidanzato, Angelo Costabile. Malgioglio, invece, parla di lavoro e afferma di non nutrire alcuna invidia nei confronti di chi fa il suo stesso lavoro, anche gli altri presenti condividono questo pensiero.